Amici dell'Appetito, viene parlando, eccoci qua dal ristorante Franco del porto turistico di Pescara. Diamo vita a questo nostro appuntamento a tavola, tornando ad ospitare piacevolmente, simpaticamente, il consigliere comunale di Pescara, Guerino Testa, già presidente Salve. Della provincia di Pescara, con cui vorrei subito brindare a questo nostro piacevole incontro. Cin. Siamo davanti ai noti antipasti, ai frutti di mare che propone ogni giorno, sia a ora di pranzo che a ora di cena, il ristorante Franco, ormai punto fermo per chi vuol mangiare bene all'insegna degli odori e dei sapori della cucina tipica marinara. Poi seguiranno anche primi e secondi piatti tratti dalle tradizioni culinarie della nostra regione. Intanto noi entriamo doverosamente nel merito del nostro programma e sapendo che Guerino Testa è uno sportivo per antonomasia, amico di tanti allenatori che hanno vergato la storia del calcio pescarese, non solo uno su tutti, Massimiliano Allegri, veniamo a commentare questa sesta storica promozione del Pescara, che Guerino Testa ha seguito anche con una certa palpitazione, come d'altra parte tutti gli sportivi biancazzurri. Intanto, che promozione è stata questa, la sesta in ordine cronologico? Intanto grazie a te Paolo per il gradito invito, grazie all'amico Franco che ci ospita e un saluto a tutto lo staff, amichevole, perché è davvero un grande a tutto staff. Lo staff e a tutti quelli che ci ascoltano da casa. Sicuramente la promozione, la sesta promozione del Pescara è stata un'emozione grandissima che è stata, diciamo, un po' un crescendo durante tutto l'anno calcistico, perché grazie a Massimo Oddo il Pescara ha praticato un gioco piacevole da vedersi, ha fatto divertire, ha dato sempre l'impressione di essere una delle squadre, ma secondo me la squadra più forte di tutta la Serie B, e quindi questa è stata una vittoria, una promozione davvero meritata. Più forte il Pescara di oggi, il Pescara di Oddo o quello di Zeman di quattro anni fa, che lei ha seguito da presidente della provincia? Io seguo il Pescara da quando ero piccolo, quando andavo con mia mamma e mio padre allo stadio, andavamo a vedere gli spareggi famosi di Bologna, e quindi la fede nella Pescara Calcio è sempre stata molto alta. Io ritengo che sono due promozioni diverse, un po' perché quella di Zeman è stata un po' una scommessa, che è nata dall'acquisto di giocatori che non avevano una grande conoscenza del campionato di Serie B. Poco alla volta è cresciuto il gruppo, è diventato un gruppo esplosivo che poi ha fatto uscire da quell'anno giocatori fuori classe che adesso giocano in nazionale, giocano nel Napoli, hanno fatto Coppa dei Campioni, quindi è stata ovviamente una promozione che insperata. Io invece, per quanto riguarda il Pescara, dalla seconda partita, perché togliamo la partita, la sconfitta di Livorno, la prima di andata, il Pescara ha dimostrato subito di avere le carte in regola, perché è una squadra, il bello di questa squadra qual è stato? È quello che appena aveva la palla, appena superava la metà campo, dava sempre l'impressione che poteva fare il gol da un momento all'altro. E quindi anche durante il periodo di crisi che si è avuto in quel tra fine febbraio e marzo, però anche in quelle partite il Pescara, tranne un paio, se ricordo a Terni con la Provercelli, ha sempre dimostrato di avere un'identità di gioco, di avere giocatori forti dal portiere fino alla padura. Ritiene appunto che il valore aggiunto del Pescara di oggi sia Gianluca Lapadula, premiato nei giorni scorsi dal periodico Cronache Abruzzesi e dall'azienda Fienis per il 22esimo anno consecutivo quale miglior biancazzurro dell'anno. Il valore aggiunto di questo giocatore che è esploso proprio in riva all'Adriatico con 30 reti che non ha mai segnato nessuno. Sicuramente la Padula ha dimostrato di essere un grandissimo calciatore, peraltro completo, e che riuscirà a ben figurare dalla Lega Pro fino al massimo campionato di calcio. Però sarebbe riduttivo dire che la Padula è diciamo l'apice di questa squadra. Però può essere il giocatore immagine. Il giocatore immagine, ma io dico che questa squadra ha vinto il campionato perché c'è stato un mix di fattori, a partire dalla presidenza, a partire dai direttori sportivi, dall'allenatore, dallo staff di Massimo Oddo, dai calciatori tutti, ripeto, perché anche chi
ha giocato poco oppure entrava durante la partita, dimostrava sempre di essere pronto, di essere attento e giocava delle partite importantissime. Vediamo ad esempio il caso di Vitturini, un giocatore che è andato a Teramo a settembre, non ha giocato mai, a febbraio e a gennaio è rientrato nel Pescara per una serie di coincidenze fortuite, perché Coda si era infortunato, Campagnaro si era infortunato, una squalifica di Zuparic, è entrato, è diventato quasi un titolare inamovibile, ha dimostrato che pur avendo 18 anni, tra l'altro faccio un in bocca al lupo per l'esame di Stato che in questi giorni andrà a fare. E noi ci uniamo agli in bocca al lupo. E peraltro mi dicono che è anche uno dei migliori a scuola, quindi questa dimostrazione che è un ragazzo molto intelligente, ma si capisce subito dall'approccio che ha in campo, che è un ragazzo che ha le idee chiare e che farà sicuramente strada. Ecco, Guerino Testa, come ha seguito, ma soprattutto in quale momento della stagione lei si è accorto che questa era una squadra da Serie A? Ma da subito, ma non perché sono un profeta o perché era facile intuirlo, perché da subito, a parte che ha sempre galleggiato nelle prime posizioni, ma è una squadra che oggettivamente giocava e ha giocato molto meglio rispetto alle altre, praticava un bel gioco, divertente, solida, l'unico neo era la difesa, che poi è stata registrata in maniera mirabile da Massimo Oddo, che ha dimostrato di essere stato prima un valente calciatore, un campione del mondo, ma sta dimostrando di essere un ragazzo. Peraltro anche a lui facciamo gli auguri, perché proprio due giorni fa ha festeggiato i 40 anni, ha dimostrato di avere una propria identità di gioco, quando parla bene, dice cose giuste, mai scontate, quindi è un grande motivatore. Ad esempio, l'idea già dall'anno scorso di far fare il risveglio muscolare a Piazza Salotto o al lungomare può essere una cosa di lieve entità, però fa capire che è importante creare l'empatia anche con il pubblico pescarese, un pubblico che si accende per poco e ha dimostrato poi di essere fondamentale. Sincerità per sincerità, lei che è amico sia di Massimo Oddo che di Massimiliano Allegri, attuale allenatore della Juventus ed ex giocatore del Pescara. Massimo ha le qualità per arrivare ai livelli di Massimiliano Allegri? Sicuramente, certo, poi nel calcio ci vuole anche un po' di fortuna, perché io ricordo che Massimiliano due anni fa, Allegri, era a Pescara durante i mondiali, non aveva squadra quell'anno, mi aveva detto che sarebbe andato in Inghilterra a imparare la lingua, a studiare un po' il calcio inglese. A distanza di due giorni è arrivata una telefonata dalla Juventus, perché Conte in maniera inavvertita si dimise e lui diventò l'allenatore della Juventus. Ovviamente aveva già fatto molto bene a Cagliari, ricordiamo, ha fatto molto bene a Sassuolo, al Milan ha vinto lo scudetto, ha dimostrato di avere anche lo stile Juve, di essere perfetto. Massimiliano un giorno, quando lascia la Juve, sicuramente approderà in squadre tipo Barcellona, Bayern di Monaco, perché ha dimostrato di essere un vincente. Massimo Oddo ha 40 anni, spero che il prossimo anno confermi, di questo sono certo, le idee che ha praticato quest'anno. Anche perché è giovanissimo, tra i più giovani di essere un vincente, ma si nota anche quando lui sta di fronte alla telecamera. Una persona che sa comunicare, che sa... C'è uno che ha già il proprio DNA, lo stile anche di una grande squadra e farà sicuramente carriera. Comunque glielo auguriamo, perché ovviamente, è un pescarese, un amico. Ovviamente, è un orgoglio della terra d'Abruzzo, come si suol dire. Lo ha detto poc'anzi, un applauso particolare anche alla società e al tanto chiacchierato presidente Daniele Sebastiani, che è stato omaggiato anche nel corso della festa di cui facevamo accenno poc'anzi. È stato omaggiato con una targa, con una dedica particolare al presidente Daniele Sebastiani, che ha avuto la forza di non piegare mai la schiena, perché sappiamo e conosciamo tutti le vicissitudini societarie. Quindi un plauso va doverosamente anche al massimo dirigente. Al presidente Daniele Sebastiani, agli altri componenti ovviamente del CDA, ai direttori sportivi, ma poi io vorrei fare un plauso doppio alla presidenza per un motivo. La presidenza, quindi dico Daniele Sebastiani e tutto il CDA, che ricordiamoci che in Italia sono fallite squadre anche molto più blasonate della Pescara Calcio e anche squadre di città più importanti della nostra. Perché la crisi, perché gente poco motivata, oppure perché si era lasciato spazio a chi voleva venire da fuori per saccheggiare la società. Pescara Calcio ha dimostrato di avere dirigenti che
anche in maniera taciturna, senza fare grandi dirigenti con gli attributi, come dirigenti con gli attributi concreti, hanno dimostrato di far fare a Pescara la Serie B, la Serie A. Adesso con la Serie A ovviamente la società diventa più solida anche da un punto di vista finanziario, e poi ha dimostrato il presidente in questi anni di creare anche rapporti con le squadre più grandi, più importanti, più titolate, che, e questo sarà sicuramente un valore aggiunto, perché poi durante le trattative la Juventus, il Milan, la Lazio, Roma, se hai diciamo, rapporti stretti da un punto di vista manageriale e tra presidenti, avrai anche probabilmente una qualche chance in più di ottenere qualche giovane importante da valorizzare, e giovani importanti da valorizzare sono, diciamo, il pane quotidiano di Massimo. Diciamocela tutta, 3 anni fa dicevano che la fortuna del presidente Daniele Sebastiani era la presenza di Marco Verratti, poi è stata la volta di Federico Melchiorri, quest'anno si dice di Gianluca Lapadula, però la fortuna non può essere sempre occasionale, ci deve essere alla base un sostrato ben Paolo, preciso. Quello che dici tu è vero, ma io ti dico un'altra cosa, ma Verratti, Melchiorri, Lapadula non li ho comprati né io e né tu. Ovviamente. Ha comprato il presidente, e quindi perché il presidente insieme all'allenatore, insieme ai direttori sportivi, essendo un conoscitore profondo del calcio italiano, è riuscito a prendere giocatori poco conosciuti che sono diventati poi delle vere stelle del calcio. Non vogliamo sviolinare nessuno, come si suol dire. Ecco, però a proposito dei festeggiamenti, perché Pescara continua a brindare, continua a festeggiare per la 6ª promozione in Serie A. Ecco, da amministratore e da cittadino pescarese, come ha seguito i sonori fischi al sindaco Marco Alessandrini? Ma umanamente mi è dispiaciuto che il primo cittadino di Pescara abbia ricevuto dei fischi sonori, e non come ha detto lui, che erano diretti all'istituzione, ma erano diretti, ahimè, alla sua persona. Quindi sono solidale con lui sotto questo punto di vista. Probabilmente lui è stato forse un po' superficiale, oppure qualche suo collaboratore è stato a sua volta un po' superficiale, perché è indubbio che in questo momento la maggioranza dell'amministrazione comunale di Pescara ha rotto un po' i cordoni dell'empatia con la cittadinanza per vicissitudini legate alle amministrazioni in questi primi 2 anni, e quindi probabilmente è il caso di non essere in prima fila, ma tenersi un po' in seconda fila, essere un po' più defilato, perché era quasi certo che poi durante una folla importante basta che qualcuno inizia a fischiare che anche gli altri si uniscono. Anche perché tutti sanno chi va allo stadio, chi segue la squadra del cuore, e quindi magari cavalcare la tigre in un momento particolare. C'è stata anche una polemica in questo periodo, il fatto degli occasionali. C'è chi è andato sempre allo stadio con 40 gradi o con 10 gradi sotto zero, e chi ci è andato solo quando le cose si stanno mettendo per il meglio. Io non dico che il sindaco è uno di questi, certo. Il sindaco Sandino non è uno di quelli che ha seguito partita per partita, ovviamente preso da tanti impegni, io non sto qui, non entro ovviamente nel merito. Però in un giorno di festa, in un giorno importante, sapere che il primo cittadino viene fischiato da migliaia, migliaia, migliaia di persone, non è una bella cosa, ma sicuramente è una cosa che comunque dovrebbe far riflettere politicamente lui e la sua amministrazione di maggioranza. Certo, restando in tema, sempre seduti comodamente a tavola qui all'interno del ristorante Franco del porto turistico di Pescara, una struttura che vi aspetta tutti i giorni a pranzo e a cena con l'ottima cucina marinara. Io direi pure che Franco è un po' anche il portafortuna, grande sportivo di questa squadra, perché sì. Poi i festeggiamenti sia con Zeman che con Massimo Oddo hanno avuto l'apice dentro questo locale, quindi
Ricordiamo benissimo anche la presentazione ufficiale dell'allenatore Zeman, fu fatta proprio all'interno di questo locale. D'altra parte è un amico della società, è un amico dello sport e del calcio biancazzurro, il decano dei ristoratori, Franco, che salutiamo cordialmente, con grande affetto. Si diceva, oggi è una giornata di lutto, caro Guerino Testa, perché nel momento in cui registriamo purtroppo dobbiamo annotare anche questa grave perdita di un evento che ha vergato i momenti più importanti dello sport pescarese. Io mi riferisco al trofeo Matteotti di ciclismo. È incredibile, è assurdo che una città possa perdere una manifestazione che ha raccontato la storia cittadina attraverso gli exploit, le esibizioni di corridori che davvero sono passati alla leggenda, alla storia di questo sport, di questa disciplina. Lei come la vede? Guarda, mi dai il là per dirti che proprio questa mattina in commissione finanze in comune abbiamo, io e i miei colleghi dell'opposizione, abbiamo chiesto nella giornata di domani di convocare la regione e l'assessore alle finanze per capire se questa manifestazione importante, che ha un appeal fondamentale, che ha trascorsi incredibili. Mezzo secolo di storia. Non solo per il nostro territorio, ma è una classica italiana. Non si fa perché il comune e la regione non hanno dato il contributo, oppure perché ci sono altri motivi. Ecco, io abbiamo letto sui giornali che mancano i fondi. Perciò, proprio perché non bisogna essere superficiali oppure fare polemica a tutti i costi. Se la manifestazione non si terrà perché il comune e la regione non hanno dato il proprio contributo, è un conto. Se non si farà per altri motivi, ne prenderemo atto. Nel caso in cui non si dovesse fare perché il comune e la regione non hanno i fondi, devo dire subito che da parte nostra ci sarà una grandissima battaglia di opposizione. Per quale motivo? Perché sappiamo e leggiamo, e io sono uno di quelli che ne ha conoscenza facendo il consigliere comunale, che la regione ad esempio tra breve trasferirà dei fondi per fare una manifestazione in ricordo di Ennio Flaiano, ha dato contributi per fare altre manifestazioni, è molto pronta ad aiutare la giunta Alessandrini, e questo è un fatto positivo, ma molti di quei soldi potrebbero essere utilizzati e potrebbero essere oggetto di variazione per far sì che anche quest'anno ci possa essere la manifestazione ciclistica, che è molto importante ed è fondamentale per il nostro territorio. E l'immagine? È un momento in cui Pescara viene caratterizzata dalle perdite di grandi eventi o dalla perdita di fattori emblematici e punti di riferimento. Questo vuol dire un'ulteriore sconfitta della classe politica, in questo caso del centro-sinistra. Anche perché è un trofeo Matteotti che si è sempre svolto, ha dato lustro con le riprese anche della RAI, ha dato lustro all'intera regione Abruzzo, non solo alla città di Pescara. Scusa, io vorrei anche da amministratore, e domani questa verifica la farò, se questo contributo, la mancanza di questo contributo è stato comunicato già da tempo, è una cosa che si è venuta a scoprire oggi, perché anche questo è un fatto dirimente. Io non posso pensare che a ridosso della manifestazione, che di solito si tiene nel mese di luglio, il comune e la regione ti rispondono picche. Evidentemente anche su questo caso c'è una mancanza di non solo di comunicazione ma anche di gestione molto molto carente. Anche perché faremo una brutta figura a livello nazionale ed internazionale, perché ogni anno qui a Pescara sono arrivati corridori da ogni parte del mondo. Il trofeo Matteotti è una classica del ciclismo nazionale, quindi, come si diceva, ha dato importanza, ha dato lustro alla città di Pescara e all'intera regione Abruzzo, e non si capisce perché, dal momento che si è svolta anche in anni più neri per l'economia, per le finanze pubbliche, si è svolta in passato e non si possa svolgere quest'anno. Per onor di cronaca ti posso dire che la provincia ha sempre dato il sostegno. Non ricordo se l'ultimo o il penultimo anno del mio mandato io ero impossibilitato e ho comunicato per tempo al Matteotti, al patron, che non potevo dare. Renato Ricci. Ovviamente questo ha creato problemi, però c'è stata la regione, non so se la Camera di Commercio o altri enti, che ha sopperito. Ecco, quindi se io ho problemi
lo so con qualche mese di anticipo e cerco poi di sopperire per altre vie. Non possiamo oggi sapere che tra un mese, tutti sanno che si terrà il Matteotti a Pescara, un ulteriore strumento di marketing territoriale, perché ci sono molti amanti del ciclismo che vengono sul nostro territorio per vedere quella gara, Pescara debba perdere un altro punto di riferimento del nostro territorio. Speriamo che si possa salvare il salvabile per quanto concerne il trofeo Matteotti. Io vorrei cambiare argomento, Guerino Testa, per parlare di mare, di stagione estiva. Ormai ci troviamo alle porte, siamo davvero tutti quanti pronti per aspettare un'altra stagione, speriamo possa essere di gradimento, possa ospitare tantissimi turisti e villeggianti, però c'è l'incognita del mare inquinato. E allora che cosa possiamo dire? Guarda, possiamo dire che questa vicenda è partita, ha avuto il suo apice negativo l'anno scorso, ricorderete tutte, con la famosa ordinanza che doveva essere pubblicata, doveva essere firmata, la famosa ordinanza fantasma. E da lì la poco chiarezza e la superficialità, per non dire altro, dell'amministrazione comunale. C'è ancora un'indagine in corso. Ha incominciato a creare i primi problemi che poi abbiamo conosciuto e che si sono snodati durante l'anno. Già dall'anno scorso i turisti e i cittadini di Pescara si sono fatti un'idea di un mare inquinato, di un fiume sempre più inquinato, di una non balneabilità del nostro mare. E quindi non è una minaccia, ma sono dati oggettivi, quelli dei balneatori, che riportano che già da alcuni mesi hanno avuto delle disdette anche importanti da parte non solo dei turisti, ma anche da parte, anzi soprattutto da parte dei pescaresi, o pensiamo dei tanti cittadini della nostra provincia che vengono a Pescara per, ad esempio, per la colonia estiva dei loro bambini, e sono tanti. Io ho ricevuto alcune telefonate di alcuni amministratori della provincia e mi hanno detto: ma io di solito vado allo stabilimento X, dico lì. Posso fare il bagno? Posso fare il bagno. Dai dati dell'ARTA, perché il comune ovviamente si correla con l'ARTA, io ti dico che in quel tratto di mare il mare non è balneabile, quindi o ti trasferisci o non puoi venire. Quindi questo è stato un deterrente negativo molto, ma molto importante per il nostro territorio. A questo ci aggiungiamo una serie di nefandezze che questa amministrazione comunale sta portando avanti, una città oggettivamente bloccata a partire dall'urbanistica, a partire dal piano demaniale comunale, a partire da iniziative imprenditoriali che non vedono assolutamente la luce, da una situazione poco chiara. Infatti si incominciano anche a intravedere le prime crepe all'interno di questa maggioranza. È un'amministrazione che in questi due anni ha fatto poco e niente, quel poco che ha fatto l'ha fatto molto male. Ma non lo dico perché io sono oppositore o perché io ero uno dei candidati sindaci che si contrapponeva a Marco Alessandrini, ma perché proprio tu eri poc'anzi hai ricordato i fischi che ci sono stati durante quella manifestazione, e quei fischi sono eloquenti e penso che siano la risposta più esaustiva alla domanda: ma è un sindaco amato, è un'amministrazione amata? Ovviamente. Tra poco, almeno si spera, arriveranno milioni di euro dal master plan per bucare la diga foranea. Lei, che quando è stato presidente della provincia ha seguito da vicino, anzi ha avuto anche qualche problemino di troppo, il problema del porto turistico, sarà davvero la panacea di tutti i mali? Risolveremo tutti i problemi legati al porto? Anche qui tu mi dai un assist per mettere in evidenza un ulteriore ritardo che questa amministrazione sta accumulando, perché io ricordo bene quando avevo il compito, il ruolo di commissario straordinario del porto di Pescara, e ricordo che noi nel giro di 6 mesi, se non avessimo avuto poi quelle denunce da parte degli ambientalisti, delle associazioni, noi avevamo risolto il problema e avevamo avuto da parte del Ministero e di tutti gli enti indicati e competenti il placet per sversare a mare i sedimenti. Poi sappiamo la storia adesso, senza che ci entriamo di nuovo. Ma noi, per voce del vice sindaco Del Vecchio, che ha la delega al demanio, lui aveva detto in maniera netta e chiara che a maggio scorso, quindi maggio 2015, non di quest'anno, il comune avrebbe
potuto adottare il nuovo piano regolatore portuale, che dava poi la possibilità di intervenire con i lavori sull'infrastruttura. A distanza di 2 anni dall'insediamento e da 1 anno da quella sua ammissione, siamo ancora fermi perché ancora il Comune non riesce a dare risposte esaustive alle osservazioni che il Ministero delle Infrastrutture ha posto in essere. Quindi, fino a quando il Comune non riuscirà a dare delle risposte concrete, chiare e nette, il piano regolatore portuale non potrà vedere la luce e quindi quei soldi che oggi sono stanziati all'interno del Ministero delle Infrastrutture, al provveditorato alle opere pubbliche, sono fermi in attesa che il Comune si decida di dare le indicazioni e risposte precise. Una volta ottenuti quei fondi, una volta ottenuta in Consiglio Comunale la possibilità di recepire e adottare il nuovo piano regolatore portuale, sicuramente arriveranno i fondi e quei fondi saranno destinati a bucare, come hai detto tu bene, la diga foranea, che è la panacea di ultima risoluzione del problema, perché da un lato c'è il combinato disposto, da un lato questo, da un lato il risanamento del fiume Pescara, entrambi i fattori messi a sistema risolveranno, si spera, in maniera definitiva un problema annoso. Un problema annoso, e anche qui voglio ricordare, ma non per polemica politica, ma perché è giusto ricordare che la gestione dell'acqua, la gestione del lato, dell'ACA, per troppi anni è stata una gestione che ha avuto una sigla ben precisa. PD, Partito Democratico, un Partito Democratico che ha fatto più la guerra tra i territori, guerre di potere, e non ha invece pensato di investire i soldi per ammodernare l'utenza idrica. E quindi noi stiamo scontando anni di ritardo, anni di malagestio da parte del Partito Democratico. Fortunatamente fine 2012, inizio 2013 c'è stata una gestione manageriale con l'avvocato Enzo Di Baldassarre, e grazie anche alla forza del centrodestra di riesumare i soldi per il DK15, oggi si stanno vedendo i primi risultati. Oggi, in tutta sincerità, la preoccupa più la situazione del porto di Pescara o dell'aeroporto di Pescara? Perché anche qui ci sono grandissimi problemi, addirittura è stata richiesta la dimissione di tutto il CDA dell'aeroporto, della Saga. Porto e aeroporto sono due infrastrutture imprescindibili per il nostro territorio e per lo sviluppo ulteriore del nostro territorio, perché porto vuol dire pescherecci, vuol dire un PIL importante viene creato in quel comparto, vuol dire collegamenti con l'altra sponda dell'Adriatico. Aeroporto, quello dell'aeroporto d'Abruzzo, è lo snodo principale per qualsiasi cosa. Quindi bisogna ovviamente tendere tutti gli sforzi affinché le due infrastrutture, non una, ma entrambe le infrastrutture, possano godere di autonomia e possano garantire lo spostamento di beni e di persone, e quindi dare la possibilità a chi vuole venire, a chi vuole partire, utilizzare Pescara come hub fondamentale del territorio adriatico. A proposito, siccome ci troviamo in addirittura d'arrivo, abbiamo parlato dei fischi ricevuti purtroppo dal sindaco Marco Alessandrini alla festa della Pescara Calcio, però questo centrodestra che si sta già preparando per le prossime consultazioni elettorali di Pescara, non le sembra un po' diviso? Perché siete tanti personaggi di spessore. Sicuramente. Tanti personaggi illustri. Andiamo al sodo. Sia a livello nazionale che a livello locale si sta scontando un problema di divisioni. A livello nazionale c'è una mancanza di leadership, tra l'altro faccio anche qui in bocca al lupo al presidente Berlusconi affinché possa risolvere i suoi problemi cardiaci, e quindi gli auguriamo ovviamente un in bocca al lupo, una prontissima guarigione. Però al di là del presidente Berlusconi, che ovviamente è un uomo importante per il centrodestra, ma non può rappresentare il futuro, il centrodestra fino a quando a livello nazionale non troverà una figura emblematica che possa rimettere attorno al tavolo, però intanto iniziate a trovarla voi a livello locale, le varie anime a livello nazionale. A livello locale il discorso è uguale, è paritetico, perché anche a livello locale noi, come hai detto bene tu, adesso ad esempio noi, e questo è un mea culpa che dobbiamo fare tutti, ce lo dobbiamo dire in maniera chiara, non è che dobbiamo ricompattare il centrodestra deve essere ricostruito da capo, con chi oggi ha ancora un ruolo,
ruolo importante, ma anche attingendo dalla famosa società civile altre figure, donne e uomini, che possono riunire, ma rigenerare un concetto di centrodestra. Si dice che dove ci sono tanti galli non si fa mai giorno. No, non si tratta di troppi galli, si tratta di, comunque, di persone che hanno esperienze, che non sono vecchie per la politica, che però, ripeto, oggi ognuno di noi deve fare un passo indietro, ripartire tutti dalla fase iniziale, trovare nuove persone, incominciare a girare la città e non fare le attività solo 6 mesi prima delle elezioni, cavalcare anche questo malcontento che esiste ed essere, non solo fare polemica politica, ma essere anche costruttivi, dare idee e dire cosa farei io da sindaco o cosa faresti tu da sindaco, ma essere quindi concreti. Imparare a fare un passo indietro. Sante parole, quelle pronunciate oggi dall'attuale consigliere comunale Guerino Tesa, ospite graditissimo del nostro programma qui all'interno del ristorante Franco del porto turistico di Pescara. Un locale aperto tutti i giorni a pranzo e a cena con l'ottima cucina marinara. Nei giorni scorsi qui davvero si è girato un film che vedrete nei prossimi giorni in tutte le sale cinematografiche d'Italia, quindi ancora una volta il ristorante Franco al centro dell'attenzione nazionale. A parte tutto, qui si mangia molto bene, ottimo il rapporto qualità-prezzo, una buona carta di vini, insomma un ambiente ideale per trascorrere un pranzo o una cena davvero diversi dal solito. Grazie a Guerino Tesa. Permettimi un ultimo brindisi, ovviamente ancora per il Pescara, per Pescara e per tutti i pescaresi. Benissimo, e con questo brindisi noi salutiamo il consigliere Guerino Tesa, tutto lo staff del ristorante Franco del porto turistico di Pescara e naturalmente voi per averci ancora una volta scelto da casa. L'appuntamento con il nostro programma si rinnova così. Alle prossime edizioni, ciao a tutti. Idea originale per la tua festa? Rendila indimenticabile con il Festival della Melodia. Emozionante gara con il meglio della musica leggera o con una serata di Miss Adriatico, storico e coinvolgente concorso di bellezza internazionale. O addirittura con il Festival dell'Umorismo, esilarante sfida tra barzellettieri con risate a crepapelle. Insomma, spettacoli per tutti i gusti e con grande risalto mediatico. Affidati dunque alla trentennale esperienza dell'Agenzia Promozione Spettacoli e chiama subito il 337 91 71 11. Il divertimento ti aspetta!